meraviglioso. Piccole bolle di sapone, prendete i miei soldi. I tuoi sogni, Cenerentola, e sentiamo. Quali sarebbero, figlia mia? Se proprio li vuoi sapere, te li dico tutti. Vorrei avere tanti amici, averti sempre vicino e diventare una famosa donna di corte. Chissà, magari un giorno li realizzerai, no? Ah, lo spero tanto. Sarebbe meraviglioso, papà. Ci riuscirai, ne sono sicuro, perché tu sei una ragazzina molto coraggiosa, tesoro. Se fossi come dici tu, non ti chiederei di tornare presto. Mi mancherai quando sarai in viaggio. Lo so, ma non posso evitarlo, piccola. Ora non pensarci e cerca di divertirti in questo giorno di festa, d'accordo? Oh, guarda, ci sono la mamma Caterina e Giannini. Ehi, ciao! Papà, Cenerentola, siamo qui! La parata è splendida, non ho mai visto nulla di simile! Ah, caro, sentirò moltissimo la tua mancanza. Ti prego, cerca di tornare presto e non farmi stare in pena. Signore, i bagagli sono a posto, è tutto pronto per la partenza. Quando vuole possiamo metterci in viaggio. Arrivederci, cucciolotto. Ora devo proprio andare, ma state tranquilla, ci rivedremo appena possibile. Buon viaggio e abbi cura di te, papà. Non preoccuparti per noi, tesoro, penserò io a mandare avanti la casa. Addio e comportatevi bene durante la mia assenza, d'accordo? Ma certo, ti auguro di fare buon viaggio. Andiamo, Piero. Io! Arrivederci! Papà, volevo dirti che ieri è stato un giorno bellissimo. Resterà per sempre un fantastico ricordo. Grazie e scrivi spesso. Buon viaggio. A presto. A presto, papà. Povera Cenerentola. Le è mancata la mamma quando aveva 4 anni. E ora suo padre la lascia sola con la matrigna e le due sorellastre, Caterina e Giannina. Ho promesso a sua madre di vegliare su di lei. Ciao, papà. Sentirò molto la tua mancanza. Aspetterò con ansia il tuo ritorno. Ho bisogno di te, papà. Ti voglio bene. Giannina, aiutami a togliere tutta questa roba. Arrivo. Non vedo l'ora che sia a posto. Non è giusto che lei da sola abbia la camera più grande quando noi dobbiamo dividerne una in due. Si può sapere che cosa succede? Che cosa state facendo? A partire da oggi questa camera è mia, sono stata chiara? Ma non potete farlo, e io dove vado? Non ci sono altre camere. Sì, c'è quella in soffitta, è a tua disposizione. Tanto a te non serve una camera così grande. E poi da lassù la vista è splendida, ti troverai molto bene, vedrai. Perché mi fate questo? Abbiamo deciso così. Quando non c'è tuo padre comando io, capito? Sì, però non... Già, e dovrai obbedire anche a noi due. Altrimenti la mamma ti punirà, chiaro, Cenerentola? Ma io... Niente ma, indossa subito questi stracci. E per quale motivo? Ti serviranno quando farai le pulizie, cucinerai e sbrigherai tutte le altre faccende. Coraggio, non stare lì impalata. Porta le tue cose in camera. Starai benissimo con quegli stracci. Ti si addicono di più di questo abito giallo. Sbrigati a togliere le tue cianfrusaglie. Bloccano il corridoio. Perché sono così cattive con me? Quando papà è partito, le cose qui sono cambiate. Perché la mamma e le mie sorelle si comportano così? Oh, buongiorno, uccellino. Sei forse venuto a vedere la mia nuova camera? Oh,
Scusa, mi spiace, non vi ho proprio vista. E ditemi, voi topolini vivete qui, vero? Beh, a partire da oggi temo che ci abiterò anch'io. Misha, lasciali stare, avanti! Adesso basta, Misha! Smettila, non devi maltrattare i topolini, capito? Tutto bene? Ora siete salvi. Cenerentola, cosa stai facendo? Devi metterti al lavoro. Scendi subito, mi sono sporcata il vestito e devi lavarlo. Voglio metterlo questa sera. E io pane, te ne prenderò di qualcosa. Sì, sì, arrivo subito. Ora vi devo lasciare, mi chiamano. Le cose erano ben diverse quando c'era papà. Ma perché le mie sorelle e la mia matrigna sono cambiate con me? Mi sento così triste. Ma che cosa succede qui dentro? Oh, piccolino, ti ha fatto male quel brutto antipatico cagnone. Vattene subito e lascialo in pace. Cenerentola, vieni immediatamente qui, presto. Eccomi. Quel cagnaccio ne ha combinata un'altra delle sue. È davvero insopportabile. E inoltre perde pelo ovunque. Da oggi in poi non potrà più entrare in casa, è chiaro? È stato al mio fianco fin da quando era cucciolo. Soffrirà moltissimo se verrà lasciato solo. Piccola impudente, come osi contestare i miei ordini? Fa come ti dico o te ne pentirai, capito? Non dimenticare che in questa casa comando io. E se non mi obbedisci, butto fuori anche te. Aspetta un momento, se mandi via Cenerentola, chi farà tutti i lavori di casa? Sì, ha ragione, noi non vogliamo metterci a lavorare. Ti prego, Cenerentola, fa come dice lei. Avanti, fa la brava, porta fuori il cane. Non vorrai finire in mezzo a una strada, non è vero? Se mi manda via, dove andrò a vivere? Devo fare quello che mi ordina. Oh, papà, come vorrei che tu fossi qui. Su, sta tranquillo, Paco. Vedrai che le cose si aggiusteranno. Papà, è partito. È andato tutto bene? Sì, nonostante fossimo in ritardo, la nave lo ha aspettato ed è salpata appena siamo arrivati al porto. Buongiorno, signora. Sono appena tornato. Cenerentola, noi stiamo uscendo. Mi raccomando, vedi di pulire tutta quanta la casa mentre noi siamo via. Torneremo in tempo per la cena. E dove andiamo? In città, per iscrivere Giannina e Caterina al concorso di bellezza. Domani eleggeranno la regina della festa dei fiori. La ragazza più distinta ed elegante della città vincerà il concorso, ma tu non puoi partecipare. Beh, del resto con noi due come avversarie non potresti mai vincere. Sì, avete proprio ragione. Su, non perdere tempo e va a lavorare. E ricordati che voglio vedere la casa brillare al mio ritorno. Andiamo, Piero. Arrivederci, signorina. Mi raccomando, i vetri delle finestre devono essere perfetti e la scala centrale deve risplendere come uno specchio, capito? Sì, certo, farò il possibile. Ah, dimenticavo, lava le tende e rifai il letto. E quando spolveri gli oggetti nelle camere, vedi di non romperli. Vogliamo andare? Come mi piacerebbe poter partecipare al concorso di bellezza. Ma forse le mie sorelle hanno ragione. Non sono abbastanza carina. E poi non ho nemmeno un vestito adatto da mettermi. Come farò da sola a pulire tutta la casa? Ah. In fondo non è la fine del mondo. Che sciocca quella Cenerentola! Oh, ma dov'è finita? Thank you.
Mi hanno detto che la famiglia reale presenzierà il concorso. Davvero? Ne sei sicura? Sembra che per il figlio del re sia arrivato il momento di prendere moglie. È l'occasione giusta per mettervi in mostra. Come sarebbe bello se il principe mi notasse. Ah, ti rendi conto? Diventare una principessa è sempre stato il mio sogno. Magari si avverasse. Oh, non preoccupatevi, siete le più belle, le più eleganti, le più nobili e ricche della città. È per questo che ho voluto sposare vostro padre, per poter vantare il titolo di duchessa. Oh, Paco! Mi vuoi aiutare? Sei molto gentile, sai? Non importa, non è successo niente. Non è possibile, questo non ci voleva. Oh, povera Cenerentola, è finita in un brutto guaio. Forse ha bisogno di un piccolo aiuto, ma non devo farmi vedere. Ho una bella idea. Vorrei aiutare Cenerentola. Ehi, sto sognando, parli! Oh, anch'io! È vero, sto parlando! Ah, come è successo? Non ne ho idea, ma almeno possiamo aiutare la nostra amica. Cenerentola! 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 Chi mi chiama? Abbiamo deciso di darti una mano. Oh, non posso crederci, tu stai parlando, vero? Sì, proprio così. Mi chiamo Ciucciù. E io mi chiamo Bingo. Anche voi parlate, sto sognando. Grazie, grazie mille, amici. Figurati, per noi è un piacere. Proprio così. Tu sei gentile. E noi vogliamo aiutarti. Grazie. Oh no, eccole! Stiamo tornando, Cenerentola! Oh, allora devo sbrigare! Bravissima, ottima trovata! Cenerentola! Quando arriva la padrona di casa, bisogna sempre andare ad accoglierla. Sto arrivando. Presto, nascondetevi, amici. Ma come? Non hai ancora finito di pulire? No, no, ho appena terminato. Spero che sia tutto pulito come ti aveva chiesto la mamma. Sono sicura che le nostre camere sono ancora sporche come la tua brutta faccia. Incredibile, ma come hai fatto? Già, è tutto pulito. Sono felice di vedere che sai fare le pulizie. Ma adesso noi abbiamo molta fame. Oh, sì, certo, ora vado a preparare la cena. Muoviti, che cosa fai l'impalata? Sbrigati, sto morendo di fame. Oh, non si preoccupi, farò in un attimo. Se non mi sbrigo, mi butteranno fuori di casa e per me sarà la fine. Papi, entriamo in azione. Oh, amici, siete meravigliosi. Che profumino. Più di un'ora che stiamo aspettando. Un momento, è quasi pronto, arrivo. Ciucciù, Bingo, aggiungete un po' di sale e un po' di pepe. Visto
il tempo che ci hai messo a cucinare, questo piatto non può che essere squisito. Ma per evitare brutte sorprese, Misha l'assaggerà per primo, vero? Com'è piccante! Sì, è decisamente immangiabile. Beh, è piccante! Nessuno può mangiare una simile schifezza! Scommetto che non ti sei nemmeno degnata di assaggiarla! È disgustosa! Perché non provi a mangiarne un po' anche tu? Così te ne rendi conto! Su, muoviti! Cenerentola, non hai sentito quello che ho detto? Devi assaggiarla subito, hai capito? Coraggio! Avanti, cosa aspetti? Oh no, povera piccola. Adesso rimedio io al guaio. Una vera delizia. Sapete, non ho mai mangiato niente di più buono. È incredibile, questa minestra è buonissima. È venuta bene. Effettivamente è ottima, non capisco, eppure al primo assaggio mi era sembrata molto piccante. Sì, è squisita, sei assunta come cuoca, Cenerentola. Farai tutti i lavori di casa e cucinerai per noi, contenta? Giornata proprio pesante, ma grazie a voi è andato tutto bene. Oh, figurati, per noi è stato un piacere aiutarti. Ci siamo divertiti un mondo e da oggi ti daremo una mano tutti giusti. Giusto, Ciuciù ha ragione, saremo i tuoi amici e i tuoi assistenti. Ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni, Cenerentola. Lo spero tanto anch'io, sai, me lo auguro di cuore. Torna presto, papà. Manchi tanto. Ti voglio bene. Mi stavo chiedendo chi di noi due verrà eletta regina dei fiori. Lo sai bene chi vincerà, no? Oh, anche tu stai pensando alla stessa cosa, eh? Cosa dirò quando salirò sul palco dell'incoronazione? Come sarebbe? Non crederai di essere tu quella che verrà eletta? Certo, io sono stata sempre la più bella, quindi sarò io la vincitrice. Povera illusa. Su, smettetela di litigare. Siete tutte e due bellissime, ma soltanto una diventerà regina dei fiori e forse futura principessa. L'importante è che vinca una di voi. E su questo non ho dubbi, visto che le altre concorrenti sembrano degli spaventapasseri. Oh no, i miei fiori! Hai visto che cos'è successo per colpa tua? Guarda in che stato hai ridotto il mio vestito! Perché hai messo queste erbacce sulla tavola? Mi scusi, signora, perché li butta via? Perché questi fiori non si addicono a persone del nostro rango e della nostra classe. Senza contare che non c'è alcun bisogno di fiori ad abbellire la casa. Bastano le mie due splendide figliole. Quando mi riferisco alle mie figlie, tu sei esclusa, naturalmente. Sbrigatevi, ragazzi, andate subito a cambiarvi d'abito. Ma in questo modo perderemo tempo. Arriveremo in ritardo, ma del resto non possiamo presentarci così. Questo contrattempo non ci voleva. Ora dovrai pulire il vestito, quindi non potrai venire alla festa. Non posso venire. Non più, purtroppo, visto che hai un lavoro da sbrigare. La responsabilità è tua. Hai messo tu i fiori in tavola, non è vero? Ma è stato il gatto che ha fatto cadere il vaso. Basta così, non voglio sentire altre scuse. Tu resti qui a pulire il vestito. Fatti trovare in casa al nostro ritorno, hai capito? Ma come io? Allora, mi sono spiegata, Cenerentola. Sì. Non è nel tuo interesse disobbedire, vero? Certo, signore. Thank you.
devi andare immediatamente alla festa dei fiori. Se resti qui non ti può capitare niente di bello, non ti pare? È vero, ma purtroppo la matrigna mi ha ordinato di restare qui. Ma questa volta farai finta di non aver sentito. Ma con ragione, dovresti andarci. Sta tranquilla, Cenerentola, non devi preoccuparti per le faccende di casa, ce ne occupiamo noi. Se questa previsione è giusta, non puoi lasciarti sfuggire l'occasione. Avete ragione. Allora vado. Muoio dalla voglia di vedere chi sarà la vincitrice del concorso di bellezza. Brava! Vai e divertiti! Molto bene, la casa è chiusa. Ecco qui la corona per la nostra regina dei fiori. Sei bellissima, Cenerentola. Ti dona molto, lo sai. Con una corona così ti noteranno tutti. Caspita, dovresti partecipare anche tu al concorso per la regina della festa dei fiori. Come faccio? Alla festa ci sono anche le mie sorelle. Se partecipo al concorso si accorgeranno che non sono rimasta a casa come mi era stato ordinato. Ah, sì, che sciocco. Quando uno non ha testa non si può pretendere che capisca. A più tardi. Devo fare presto. La festa comincerà tra poco. Come sono emozionata. Se riuscirò ad arrivare in tempo. Ma che cosa? Sono stata fortunata a trovare questo passaggio. Questo contadino è stato proprio gentile. Che giornata meravigliosa. Avevo quasi dimenticato la bellezza del cielo. Gente elegante. Spero che mio padre torni presto a casa. Mi manca così tanto. Ragazze, quanto ci mettete a truccarvi? Se non vi sbrigate subito, inizieranno senza di voi. Mamma, non pensi che dovrei mettere un altro rossetto? Quello che ho non mi dona. Non ce n'è alcun bisogno, credimi. Le tue labbra sono bellissime anche così. Saresti affascinante anche senza trucco. No, non riesco a disegnare bene le sopracciglia. La matita è spuntata. Che tragedia. Aspetta, fa vedere. Venga, questo è per sdebitarmi del grande favore che mi ha fatto. Grazie e arrivederci. Forza, è arrivato il grande momento. Ho avuto un'allucinazione. Devo stare attenta. Mamma, secondo te c'è anche il re? Certamente. Ho sentito dire che lui e il figlio sono qui in incognito per scegliere la ragazza che diventerà la futura principessa del nostro paese. Oh, ma allora può essere qui. Magari è seduto là, oppure è tra la giuria. Ed ecco la prossima candidata. La bella e affascinante figlia del duca di Martino. Non ti deluderò. Ed ecco a voi, signore e signori, la splendida Caterina. Caterina, bella e E così siamo giunti al termine delle presentazioni. Adesso non ci resta che attendere la decisione della nostra giuria. Sa chi vincerà alla fine di questa lunga discussione? Basta discutere. Allora, chi eleggiamo? Devo andare se voglio essere a casa in tempo. Giovanni, bravo ragazzo. Giovanni, bravo ragazzo. Scusatemi tanto, signori. Giovanni, bravo ragazzo. Che paura mi hanno fatto quei due ubriachi. Si torna a casa, andiamo ragazzi. Devo arrivare a casa prima della matrigna. No, mi stai seguendo.
ferma, aspetta! Si può sapere che cosa vuole ancora da me, quel ragazzo? Mi sembrava di avergli aspetta, chiesto scusa. Aspetta, ti prego, fermati! Ma dove scappi? Lasciami in pace. Lo so che è stata colpa mia se prima sei caduto, ma non l'ho fatto apposta. Sono inciampata e così io... Questi sono tuoi, vero? Mi hai seguito soltanto per darmi dei fiori. Potevi lasciar perdere. E se invece l'avessi fatto per questa, signorina? L'avevi persa cadendo. Così va. La chiave? Sì, è mia. Beh, penso che ti possa servire. Certo. Tieni, non perderla più. Ma avresti potuto dirmelo subito che mi seguivi per ridarmi la chiave. Sì, e ti chiedo scusa. Non era mia intenzione spaventarti. Sono stato davvero uno sciocco. Oh, non devi scusarti. È stata colpa mia. Mi sono messa a correre come una furia, ma ho avuto paura. Hai avuto paura di me? Beh, non pensavo di essere così orribile. Comunque ti chiedo scusa di nuovo. Che maleducata, non ti ho nemmeno ringraziato. Incredibile, tu mi riporti la chiave e io ti tratto come un mostro. Mi dispiace tanto. Adesso prendi i tuoi fiori. Ti devo andare, ciao! Dimmi, ti rivedrò ancora! Può darsi, chi lo sa! Oh, sono arrivata in tempo! Dove sei stata, Cenerentola? Perché mi hai disobbedito? Oh, chiedo scusa, signora. Si può sapere che cosa devo fare con te? Non mi ascolti mai. Se non ci fosse bisogno di qualcuno che sbriga le faccende di casa, ti avrei già messo alla porta da molto tempo. Le prometto che non succederà mai più. Non essere così dura. Dopotutto non ha fatto niente di grave. Sono curiosa di sapere chi di voi due è stata eletta regina dei fiori. Diglielo tu, mamma. Ebbene, per un'oscura ragione è stata una certa Virginia a vincere il concorso. I giudici di quest'anno non avevano gusto. Cenerentola? Sì? Rimetti a posto questo vestito. Mi sta malissimo, non mi piace, è troppo corto. Mi arriva quasi alle ginocchia. Lo voglio pronto per domattina. Ma Caterina, io non... Il mio invece deve essere lavato, anch'io lo voglio per domattina. Dopodiché togli la cenere dal camino, pulisci la cantina e non dimenticare il pavimento del salone, hai capito? Sì, certo, signora. Poi c'è da lavare le finestre, spazzolare Miscia, spolverare i mobili e lucidare tutta l'argenteria. Credo proprio che possa bastare per ora. Non è un granché come punizione, ma vedimi si spezzerebbe il cuore vederti faticare troppo. In effetti dovrei essere più severa con te, non credi, Cenerentola? Su, non essere triste, Cenerentola. Sono desolato. Abbiamo provato a fermarle, ma non c'è stato nulla da fare. È vero. Abbiamo provato in tutti i modi. No, non dovete preoccuparvi, non è stata colpa vostra. Ah, dimenticavo. Ecco, vi ho portato qualche briciola da mangiare. Oh, papà! Grazie. Che buona. Colossoni. Adesso devo mettermi al lavoro. No, aspetta, prima dici se ti è successo qualcosa di bello. Beh, ho l'impressione che questa volta Bingo abbia interpretato male il mio sogno. Cosa? Questo ti insegnerà a non credere più alle sciocchezze che racconta il nostro Bingo. Veramente sono stata inseguita da uno sconosciuto che mi ha restituito la chiave. Come? Uno sconosciuto? Ciao. E così hai fatto tardi e la matrigna ti ha punito. Già, ma non è una tragedia. La previsione di Bingo era esatta. È stato un incontro davvero importante per Cenerentola.
forza, fategli vedere chi siete. Il principe si difende piuttosto bene. Mi dica, signor istruttore, è soddisfatto? Beh, avete fatto molti progressi. Grazie a voi. Siete un grande maestro. Alessio, che lezione ho adesso? Avete la lezione di politica. No, ancora quella noia. Devo assolutamente trovare un modo per saltare la lezione e uscire dal castello pronto. Buongiorno, belli. Che cosa fate da queste parti? Beh, state bene, a quanto vedo. Ma guarda, che cosa ci fa qui? Chi c'è? Venite con me, su. Che cosa starà tramando quel furfante? Mi devi coprire, Alessio. Ancora. È la seconda volta che sparisci questa settimana. Non discutere, aiutami. Devi far credere a tutti che mi trovo a palazzo. Almeno fammi venire con te. Non appena si accorgeranno della tua assenza, mi riempiranno di domande. Mi spieghi che cosa gli dico? Inventati qualcosa, no? Io vado. Ciao, ciao. Se il re e la regina lo vengono a sapere, siamo nei guai. Cenerentola! Sbrigati, altrimenti arriveremo in ritardo. Come ci si sente meglio senza obblighi e responsabilità? Sapete? Ho sentito dire che il principe Carlo tiene moltissimo alla pulizia e all'igiene. Sembra che la sua servitù debba spazzolare meticolosamente i suoi vestiti affinché non vi rimanga il più piccolo granello di polvere. Ma vi rendete conto? Io invece ho sentito dire che butta le scarpe dopo averle indossate una sola volta. È un vero spreco. Non dimenticate che è un principe, quindi può permettersi tutte le scarpe che vuole. Questo è il negozio di cui ti parlavo, il più elegante della città, ed è qui che vengono tutte le dame di corte. Io voglio un vestito pieno di pizze. Certo, un abito che nasconda le tue belle rotondità. Ti sei vista allo specchio? Cenerentola, tu aspettaci qui, le sguattere non possono entrare. Anch'io ho bisogno di un vestito. No, non credo proprio, mia cara. Quello che indossi è ancora nuovo e ti sta a meraviglia ed è perfetto per i lavori domestici. Sara, comunque avrei bisogno anch'io di un vestito nuovo. E di un paio di scarpe. Che bei cappellini! Che cosa ne fa di quei fiori? Ormai sono sciupati, li devo buttare via. È un vero peccato, sono ancora belli. Posso prenderli io? Ma certo, faccia pure. Mi scusi tanto, signorina, sono desolato. Aspetti, lasci che l'aiuti. Ah, non sapevo che fossi tu. Beh, neanch'io ti avevo riconosciuto. Caspita. È davvero bellissima. Questo ragazzo è gentile e anche molto carino. Che strana coincidenza. Questa volta sei stato tu a venirmi addosso. Ti porgo ancora una volta le mie scuse. Forza, dammi la mano, ti aiuto ad alzarti. Grazie infinite. Che guai ho combinato. Scusa, ma non dirmi che è tutta tua quella roba. Ma naturalmente. Sono troppo pesanti, lascia che ti aiuti. No, grazie, non sono pesanti, ce la faccio da sola. Aspetta un attimo, visto che ci siamo incontrati un'altra volta, non sarebbe meglio presentarci? Che ne dici? Oh no, non sta bene. Lascia almeno che ti dia una mano con quei pacchetti. Non preoccuparti, non ho bisogno del tuo aiuto. Attenta! Oi! La mia testa. Li porto io i pacchi, mia principessa. Scusa se sono curioso, ma abiti in città, è vero? Sbagliato. Allora mi spieghi come sei arrivata qui? Ci sono venuta in carrozza, ovviamente. Con tutti questi pacchetti. La tua padrona deve essere una donna ricca e molto esigente. Ehi, guarda che non sono la serva di nessuno. No, scusa, non volevo dire questo, aspetta. Oh, mammina, ho una gran fame, ti prego, andiamo a comprare qualcosa, altrimenti svengo.
Smettila, Giannina, un po' di pazienza. Guarda che se continui a mangiare così tanto bisognerà allargare il vestito non appena sarà finito. Da che pulpito viene la predica? Giannina, va a dire a Cenerentola di avvisare Piero che siamo quasi pronte e non approfittarne per comprare dei dolci, altrimenti questa sera salti la cena, hai capito? Oh! Sei capace di cavalcare? Ti piacerebbe fare un giro a cavallo? Che ne dici? Sarebbe bello. Una volta cavalcavo spesso con mio padre e recentemente ho persino imparato a guidare la carrozza. Sei brava. Dov'è finita Cenerentola? Vorrei sapere cosa ci fa in compagnia di quel bell'imbusto. A quanto pare hanno molte cose interessanti da raccontarsi. Mi hai fatto ricordare momenti splendidi. Di un po', ti piace andare a caccia? Quando c'è bel tempo lasciamo andare un fagiano in giardino e bang! Cosa, vai a caccia nel tuo giardino? Ma sì, certo. Bang! A me non piace la caccia. Trovo inutile e crudele sparare a degli animali. Sono esseri indifesi. E perché indifesi? Credo che tu mi stia prendendo in giro. Qui non esiste un parco, tranne naturalmente il giardino del castello di Smeraldo. Sei soltanto un bugiardo, vattene via. Guarda che io non ti ho mentito. Vedi, io abito davvero al castello e in verità non amo cacciare. Stavo solo scherzando. Quello abita al castello, impossibile. Giannina, cosa stai facendo? Veramente è il re che caccia i fagiani mentre io, aiuto il principe Carlo durante le lezioni di scherma. È questo. Lezioni di scherma? Tu col principe? Sì, sono il suo paggio e siamo amici da sempre. Ecco perché abito al castello. Sul serio? Allora parlami del principe Carlo. Tiene veramente così tanto alla pulizia? Dicono anche che butti via le scarpe dopo averle indossate. È pazzesco. Ma... tutte sciocchezze. In realtà le porta finché non sono del tutto consumate. No, mi prendi in giro. Non mi permetterei mai. Non devi credere ai pettegolezzi della gente. Il principe è un ragazzo come tutti gli altri, che ama andare a cavallo, ridere con gli amici, ma soprattutto tirare di scherma. Tu stai mentendo, il principe non è come dici tu. No, aspetta, torna qui. Non posso, mia madre e le mie sorelle mi aspettano, devo andare. Dimmi almeno come ti chiami. Ti prego, dammi la possibilità di rivederti ancora. No, io non parlo con i bugiardi. Addio, bugiardo. Che ragazza meravigliosa. Eccomi qui. Scusate, ma non mi sono accorta che il tempo passava. Ho visto che parlavi con un ragazzo, chi era? Oh, nessuno, l'avevo incontrato qualche giorno fa e l'ho salutato. Bene, noi abbiamo ancora delle spese da fare, ma non è il caso che ci aspetti. Quindi non ti resta che tornare a casa a piedi con i pacchi. E non dimenticare di prepararci la cena. Cosa? Ecco, ce ne sono degli altri. Oggi il tempo è davvero meraviglioso, ideale per una battuta di caccia. Sono sicuro che torneremo con dei trofei straordinari. Bene, allora se siamo tutti pronti possiamo partire. Diamo inizio alla battuta di caccia. Quella ragazza è veramente lenta. Quanto tempo dobbiamo aspettare ancora? Peggio per lei, lasciamola qui, ci seguirà a piedi. I picnic sull'erba sono sempre divertenti. Sì, ma loro sono più interessati al principe Carlo. Oggi farà una battuta di caccia. Appena l'hanno saputo, hanno voluto andarci. Sono emozionata al pensiero che saremo vicino al luogo dove il principe Carlo andrà a cacciare. Mi vengono i brividi. Dobbiamo fare di tutto per vederlo. Piero, si parte immediatamente. La signorina Cenerentola non è ancora pronta. Non importa, partiamo senza di lei. Ci raggiungerà più tardi. Ai suoi ordini, signora. Che cattive. Come hanno potuto comportarsi in questo modo? Beh, andiamo a fare una passeggiata. È una splendida idea. È una giornata talmente bella, ma non credi che dobbiamo... cercare di raggiungerla. Altrimenti sai cosa ti aspetta, vero? Tornerà un'altra volta, andiamo. Va bene. Cerchiamo di raggiungerla. Brava Cenerentola, sei sempre di buon umore.
riesco a vedere il principe nemmeno col cannocchiale. Un po' di pazienza, Giannina, la foresta è grande. Vedrai che prima o poi il principe verrà qui. Speriamo che stia veramente cacciando. Il mio informatore è affidabile. Oh! Credo che si stia avvicinando qualcuno. Dove? Non vedo niente. Forse è il principe. No, purtroppo è solo Cenerentola. Eccomi qui. Che delusione. Speravamo di vedere qualcun altro. E invece? E invece sei solamente tu. Ah, mi spiace molto. Che cosa fate? Non sono affari tuoi. L'ho visto. Credo che abboccherà. Sì, eccolo! Sei cattivo, Misha. Perché spaventi i pesci? Proprio mentre stava abboccando. Cenerentola, lascia stare Misha. Sì, ma... Smettila di maltrattarlo. Dallo a me. Ma stia attenta, signorina. Che disastro, è tutta colpa tua, ma subito a riprenderlo, su, muoviti! Sì. Ma... Sbrigati! Me lo prendo io! È troppo pesante per te! Attenta, è pericoloso! Si può sapere cosa aspetti, riportamelo! Non c'è più. Come? Guardi. Ma dove è andata? Le avevo detto di non muoversi fino al mio ritorno. Quella è una vera maestra nel creare problemi. Dobbiamo assolutamente ritrovarla. Dov'è finita? Oh. Cenerentola non è ritornata. Quella bugiarda mi ha mentito. Bene, vorrà dire che tornerò alla carrozza da sola. Forse avrei dovuto aspettare il suo ritorno perché temo di essermi persa. E adesso che cosa faccio? Insomma, che cosa vuoi da me? Perché continui a seguirmi? Eh? Oh! Mamma! Ma cosa... Oh! Chi sono quelle persone? Sembrano dei cacciatori. Direi che a prima vista potrebbero essere il principe Carlo e il suo seguito. Avrò l'occasione di incontrare il principe Carlo. Devo fare presto. Voglio cercare di raggiungerlo prima che se ne vada.
Chi aveva detto che era la giornata ideale per la caccia? L'acqua caduta dal cielo non era pioggia. Erano tutte le lacrime delle ragazze che avete seduto. Che cosa ne dite della mia allegoria, principe Carlo? Una delicata allusione. I miei complimenti, signore. In effetti non si può giocare con i sentimenti di tutte le fanciulle del regno. La selvaggina è uscita allo scoperto. Sì, avete ragione. In sella, forza! Yeah! Signorina Giannina! Ma dov'è finita? Mi chiedo quale sentiero abbia preso. Speriamo che non abbia incontrato qualche orso. A non pensarlo nemmeno. Non è il caso di avventurarsi troppo nella foresta con questa nebbia. Perché potremmo perderci. Hai ragione, ma non possiamo stare qui ad aspettare che si alzi la nebbia. Cenerentola! Ehi, sono contenta di vederti. Dov'è Giannina? Ma cosa fa, signorina? Perché si è messa a correre improvvisamente? Mi aspetti! Non può andarsene da sola con questa nebbia, è meglio che l'accompagni io! Oh! Oh, poveretto, speriamo che riesca ad alzarsi di nuovo! Il problema è che non possiamo aiutarlo! Forza! Correte! Sono quasi arrivati alla preda, perfetto! Cerchiamo di non farlo scappare, forza! La volpe è stata furba, è riuscita a fuggire. Comunque questa zona sembra ricca di selvaggina. Scendiamo da cavallo e avviciniamoci senza far rumore. D'accordo. Sento i cani, il principe Carlo non può essere molto lontano. C'è qualcosa che si muove, dalle dimensioni sembra un orso. Sì, forse hai ragione, vado a vedere. Avviciniamoci, Alessio. Bene, Giannina, è tutto a posto? A posto? Stai scherzando? Mi hanno scambiato per un orso, chissà per quale altro animale. Ho avuto una paura pazzesca. È tutto come finito, ho potuto calma. Arrivare a tanto. Sta tranquilla, ci sono io con te. C'eri più, Giannina. Stai zitta, ti proibisco di parlarmi con quel tono. Avrebbero dovuto scambiare te per una volpe. Io non li avrei di certo fermati se avessero voluto spararti. Ma perché sei così cattiva? Cenerentola, come osi? L'ha chiamata Cenerentola. Hai visto il mio vestito? È un disastro, sbrigati a pulirlo, è tutto sporco di fango. Cenerentola. Non vedo l'ora di raccontare tutto alla mamma. Vedrai che punizione. Le hai salvato la vita e quella sciocca ti tratta così. Oh, vuoi sbrigarti? Ho freddo. Ma quello è il principe. E così il tuo nome è Cenerentola. È il principe, come risplende nella luce del sole. Sei meravigliosa, sembri una stella. Allora, Carlo, che dici? Vogliamo andare? Se questo non è un sogno, il ragazzo che mi ha di fronte è il principe Carlo. No, non sto sognando, è lui. Ora so come si chiama, Cenerentola. Hai detto principe? Dov'è? Rispondi! Sei sicuro di averlo visto? E io non vedo nessuno. Era là. Ci siamo guardati. Tutto questo mi sembra impossibile, eppure era proprio lui. Oh. Finalmente sono contento di averla trovata. Come sta, signorina? Molto male, grazie. Ma perché ci hai messo così tanto ad arrivare? Mi perdoni, ma ho fatto del mio meglio. Adesso riportami subito dalla mamma. Sono morta di fame e di freddo. Inoltre sono troppo stanca per camminare. Va bene. Avete già deciso che cosa mettervi per la festa? Sono quasi pronte. Mamma, vieni a vedere e dimmi come sto. E io come ti sembro? Oh!
ha detto di conciarvi così, eh? Vi rendete conto che questa sera daremo un ricevimento? Avevi detto che era una festa in maschera, no? Siamo pronte per divertirci. No, care, per voi sarà diverso. Dovete indossare qualcosa di elegante, degno di un ricevimento con i fiocchi. Ho intenzione di presentarvi a tutti i nobili che parteciperanno alla festa. Dovranno convincersi che siete le uniche in grado di aspirare al titolo di principessa e le sole in grado di sposare il principe Carlo. Ah, è questo che avevi in mente. Mettilo tu se vuoi. Davvero posso indossarlo io? No, cara, mi dispiace. Il tuo compito sarà di servire gli ospiti. Non è ancora giunto il momento per te di partecipare ad una festa. Oh. Sì, la mamma ha ragione. A proposito, hai già finito di sistemare la cucina, Cenerentola? Sì, certo. Che cosa stai dicendo? Oh, oh, ma è terribile! Che cosa fanno tutte quelle guardie? Vostra Altezza, Altezza! Chi vi ha detto di entrare? Cosa sta succedendo? Chi vi ha ordinato tutto questo? Esigo delle spiegazioni. E adesso che ti prende, Carlo? Andiamo via! Dove sei? Voglio che tu venga qui immediatamente. Hai sentito bene? Sono qui. Dimmi, sei tu il responsabile di questa congiura? Esatto, maestra. Da questo preciso momento prendo possesso del castello di Smeraldo e vi faccio miei prigionieri. Che cosa hai detto? Non ho intenzione di farvi del male, né a voi né alla regina. Potrete continuare a vivere qui, ma purtroppo per voi dovete stare ai miei ordini. E noi che ci fidavamo di te? Che ne è di mio figlio? Se per caso gli è successo qualcosa, io... Voi cosa? Non dirai! È ora di ritirarvi nei vostri appartamenti, maestra. Portateli nelle loro camere, forza! Siamo salvi per miracolo. Sì, sono sicuro che mio padre è in pericolo. Andiamo. Carlo! È una trappola, scappiamo! Ah! Inseguiamoli! Cerca di seminarli, Carlo, ci penso io a loro. Devi metterti in salvo se dovesse succedere qualcosa. Sì, va bene, no, sta attento. D'accordo. Non può essere sparito, dobbiamo assolutamente trovarlo. Dove diavolo è andato? Di Cenerentola. Festa, sì. Ma come sei elegante. Allora, piace il mio costume? Questo vestito da maga è perfetto per lei. Beh, per forza, lei è veramente una maga. Non ascoltarlo. Si direbbe che il principe Carlo stia ottenendo un grande successo. Marcello si è immedesimato nella banda. Vi ringrazio per avermi invitato alla vostra festa, ragazzi. Altezza, vi siamo grate per aver accettato il nostro invito. Oh, principe, sono ansiosa di fare un ballo con voi quando vostra Altezza vorrà concedermelo naturalmente. Smettila, prima deve ballare con me, capito?
Sarebbe fantastico se il principe si innamorasse di una delle mie figlie. Guarda, guarda dov'è Sua Altezza. Ho sentito dire che oltre a saper ballare siete abilissimo a tirare di spade così. Oh, ma certamente, è il miglior spadaccino del regno. Nessuno riesce a tenergli testa. Oh, cosa darei per vedervi duellare? Forza, principe, mostrate a tutti la vostra grande abilità con la spada. Beh, visto che me lo chiedete. È meraviglioso! È fantastico! Mi sembri in grado di incrociare la spada con me. Ti sfido a duello. Cosa aspetti? In guardia! Coraggio, principe, battete! Che potenza, che abilità! Forza, principe, continuate a combattere! Siete il difensore della giustizia! Sconfiggete il male! Mi sto rendendo ridicolo, adesso vi faccio vedere io! Ehi, ma che ti prende? Questo è soltanto un gioco, sei impazzito! Gentili ospiti, venite a congratularvi con la futura principessa. Forza, ragazzi, andiamo a fare gli onori di casa. Basta così, principe, tornate indietro! Oh! Sta succedendo qualcosa di strano. Ma che cosa fai? Il gioco è finito! Stai zitto, ti faccio a pezzi! Ti ho detto di smetterla, ci facciamo male così! Ah, sei solo uno sporco codardo, principe! Oh! Oh! Hai avuto quel che ti meritavi. Altezza! Dove siete, Altezza? È successo qualcosa! Marcello! Perché non rispondi? Marcello! Tutto questo è molto strano. Chissà dove è finito. Marcello! Fermo! No! Quanto pesi? Sei tu, Carlo! Che guai! Mi serve un cavallo. Ce n'è uno laggiù. Via! Non posso farmelo scappare. Sono riuscito a catturare il principe. A questo punto il gioco è fatto. Il regno ci appartiene. Allora, non è ancora tornato, Alfredo? Lo aspettiamo da un momento all'altro, maestà. Speriamo che sia riuscito a catturare il principe. Non sarò tranquillo finché non sarà in mano nostra. Solo allora ci sbarazzeremo di lui per sempre. Ci spiace, maestà. Avremmo voluto fare di più. Non tutto è perduto, fedeli amici. Sapete una cosa? Il principe Carlo è libero. Presto, Marcello, è in serio pericolo. Questo lo so anch'io. Lo sta portando al castello di Smorgon. Che cosa avrà in mente? Forse vuole punirlo solo perché ha osato travestirsi da principe. Tu che ne dici? No, io credo che l'abbia scambiato per me. Non ho sentito. Che cosa hai detto? Per fortuna sei sano. Sì, ma il castello? Zara ha messo in atto il suo piano, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Significa tutto questo? Dobbiamo arrivare al castello prima che sia troppo tardi. Se non ci riusciamo, Marcello rischia di perdere la vita a causa mia. Non posso permettere che ciò accada. Fermi! E voi chi siete? Parti e seguimi. Aspetta, Carlo! Cenerentola. Ho bisogno del tuo aiuto questa volta. Su, entriamo.
Sta tranquilla, so quello che faccio. Marcello è in pericolo, noi siamo suoi amici e dobbiamo aiutarlo. Stammi vicino e non temere. Di qui. Ehi, come fai a conoscere così bene il castello di Smeralda? Stavolta non ne sarei così convinto. Siete dei traditori. Carlo. Come vede, maestà, ho mantenuto la promessa. Vi ho portato il principe Carlo. Bravo, hai fatto un ottimo lavoro. Ora possiamo finalmente proclamare il duca Zaro signore del regno. Maestà. Che cosa succede? Che cos'è questo? Zaro, lascia andare subito quel ragazzo. Come ti permetti di darmi degli ordini? Chi sei? Mi sbarazzo subito di lui. Oh, Carlo. Passo, altrimenti lo faccio fuori. Ti prego. No, lui non è il principe Carlo. È vero, lui è un attore che si chiama Marcello. La prego, lo rimetta subito in libertà, duca. Guardatemi bene in faccia, io non sono il principe Carlo. È inutile implorarci. Se pensate di impietosirci, siete molto più codardi di quanto immaginassi. Quando finalmente ci saremo sbarazzati del principe Carlo, questo castello sarà tutto mio. Fallo fuori. Non sono sua altezza, dovete credermi. Ascolta, credi davvero che quel ragazzo che trema come una foglia sia il principe? Cosa? Non sei per niente astuto. Io ti proverò, caro duca, che il vero principe sono io e non lui. Vi prego, altezza, toglietemi queste corde. Ah, finalmente sono libero. Va a metterti in salvo, Marcello. Chi di voi due è il vero principe? È assurdo, non ci posso credere. Carlo il bugiardo è in realtà sua altezza. Cosa aspettate a farlo fuori, razza di incapaci? Fategli fare la fine che si merita. Portatelo via! Sono arrivato a te. Coraggio, Marcello. Avevi fatto un patto con questi banditi per impossessarti del trono, non è così, Zaro? Mi dispiace, ma i tuoi piani sono andati in fumo. È tutta colpa tua se il mio piano è fallito. Me la pagherai. Finché sarò io il principe di questo regno, voi traditori non avrete scampo. Se fossi in te non canterei vittoria troppo presto. Soldati, via, ci ritiriamo. Sbrigatevi. Ma torneremo presto all'attacco. Altezza, state tranquille, è tutto sotto controllo. Il re e la regina sono fuori pericolo. Sono felice, non potevi portarmi notizia migliore. Ora il castello di Smeraldo è sano. È assurdo, non ci posso credere. Carlo il bugiardo in realtà è il principe. Forse sto sognando. O forse è un altro dei suoi soliti scherzi. Se lo guardo bene in viso non vedo altri che il mio amico Carlo, con il quale ho diviso tante avventure. Ma se penso a quello che è accaduto oggi, mi rendo conto che non è così. Che il ragazzo che ho davanti è Sua Altezza, il nostro futuro re. Vieni qui, Cenerentola. Mi dispiace. Addio. No, dove vai? Aspetta! Che cosa vorresti dare un ballo? Pensa che mia madre e mio padre e Gianni
Vogliono che io mi sposi. Temo proprio che stavolta non avrai scampo. Dovrai deciderti. Sì, lo so. Ma certo, è necessario. Gli inviti devono essere pronti immediatamente, per non parlare dei preparativi per il ballo, d'accordo? E inviteremo tutte le fanciulle nobili del regno. Desidero che sia un ballo davvero grandioso. Speriamo che una di queste ragazze sappia far breccia nel cuore del nostro principe. Se ciò accadrà, la fortunata sarà invitata al castello di Smeraldo e finalmente avremo una principessa. Vengo a nome di Sua Maestà. La signoria vostra è invitata al gran ballo che si terrà nel salone delle feste del castello di Smeraldo venerdì sera. L'invito è rivolto alle figlie del duca, la signorina Caterina e Giannina. Hai sentito, mamma? Mm-hmm. Ed anche alla signorina Cenerentola. Signorina Cenerentola? Mi dica, non posso crederci, si sarà sbagliato. Anche Cenerentola. Si tratta sicuramente di un errore. No, non c'è nessun errore, signora. L'invito al ballo è rivolto anche alla signorina Cenerentola. Prenda, signorina. Sì. Le sono grata, signore. E per finire l'invito per la signora duchessa, che accompagnerà le signorine. La ringrazio. Sua Maestà spera che accettiate l'invito al ballo, signore. I miei rispetti. Così mi vedrà Carlo. Era tanto che aspettavamo un'occasione simile. Che cosa mi metto, mamma? Come mi sistemo i capelli? Prima scegliete il vestito, poi penseremo a tutto il resto. Su, andiamo, ragazze. Non possiamo fare tardi al ballo. Non sia mai? Sì, mamma. Aspettate. Eh? Sono pronta anch'io per andare al ballo. Cosa vuoi andare al ballo? Ma dove l'ha trovato quel vestito fuori moda? È un ricordo che conservo della mia povera mamma. Come osi parlarmi in questo modo? Mi scusi, non volevo offenderla. Vuoi forse rendermi ridicola agli occhi di tutti vestita così? No. Vuoi portarla al ballo con noi, vero? Chissà cosa dirà la gente nel vederla conciata in quel modo. Sono d'accordo con te. Hai visto come si è pettinata? Mi dispiace, Cenerentola. Tu non verrai. Oh, no! Oh, no! Il mio invito al ballo. Che crudeltà. Ma perché mi fanno questo? Perché? Occupati della casa durante la nostra assenza. Andiamo, bambine. Che cattiveria. Povera Cenerentola. Voleva partecipare alla festa per salutare Carlo, ma quelle streghe non gliel'hanno permesso. Cenerentola. 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 Coraggio. Basta piangere, piccolina. Fata madrina. Forza, devi prepararti. Prepararmi? Non vuoi andare al ballo? Oh, il castello di Smeraldo. Non sapevo che si vedesse così bene anche dalla mia finestra. È meraviglioso. Se non sbaglio, questo vestito era di tua madre, non è vero? Di Francesca. Sì. Quanti ricordi. Infilati le scarpe. Che cos'hai? Erano di mia madre. Lo so. Gliele avevo regalate io. Davvero? Forza, calza queste scarpe. Quando sorridi sei bellissima. Comunque credo che questo vestito sia un pochino fuori moda. Vediamo di rimediare. Beh, ci penserò io. Sei un vero splendore, piccola. Caspita, non credo ai miei occhi, fata madrina. Tutto questo non mi sembra vero.
Se questo è un sogno, voglio viverlo intensamente. No, non stai sognando. Sta a te trasformare la fantasia in realtà. Ma vediamo un po' che cosa mi potrebbe sentire. Ah! Eh sì, queste sono perfette. E poi... Oh, che bello! Sei meravigliosa, Cenerentola! Silenzio, passiamo alle cose serie. Vai, papà. È stupendo. Continuano a credere ai miei occhi, i miei amici animali trasformati in cocchieri. È incredibile. Su, papà. Vado. Principessa Cenerentola, da questa parte, prego. Ma tu sei veramente tu, Paco? Sì. Adesso ti riconosco. Cenerentola. Cenerentola. E voi siete Bingo e Ciucciù. E tu sei Miscia. Al tuo servizio, Cenerentola. Madrina, non so davvero come ringraziarla. Va ora e passa una bella serata. Te lo auguro con tutto il cuore. Grazie. Via. Cenerentola, mi sono dimenticata di dirti una cosa. Quando l'orologio avrà terminato di suonare la mezzanotte, tutto tornerà come prima. La magia scomparirà a quell'ora. Hai capito? Sì, lo terrò bene in mente. Chissà da dove viene, sarà sicuramente una principessa. E adesso cosa faccio? Mi tremano le gambe. Sta scoppiando. Non ce la faccio più. Ehi, Gianna, chi è quella ragazza? Non so cosa dirvi, mi spiace, ma non la conosco. Ma, principe! Oh, Carlo. Principe Carlo, io vi sono molto grata per l'invito. Non ci siamo già incontrati da qualche altra parte? Oh no. Vuole concedermi questo ballo? Con piacere. Sto ballando col principe. Che bella ragazza. È sempre il solito Carlo. Non mi ha nemmeno riconosciuta. Perché ride? Niente, scusate, Altezza. Credi sia una principessa? Hai visto che vestito? Il principe l'ha notata solo perché è arrivata tardi. Un attimo fa mi ha detto che non gli piaceva il valzer. Effettivamente gli piace solo da qualche minuto. Continua a guardare. Forse mi ha riconosciuto. Scusatemi, ma ho forse qualcosa di strano in viso. No. Ma conosco una ragazza che le somiglia. Volete descrivermela? Beh, ride facilmente, si arrabbia facilmente. Ha un bel ratterino. Ma a pensarci bene non le somiglia affatto. Già. C'è qualcosa che non va. Che succede? Scusatemi, ma devo andare. È stata una serata stupenda. No, aspetti ancora un momento. Non mi ha nemmeno detto il suo nome, signorina. Cenerentola, è ora di andare. Grazie per avermi fatto trascorrere questa serata. Vi auguro di essere sempre felici. Ma perché mi saluta come se non ci dovessimo più vedere? Io voglio ancora parlare con lei. Lasciatemi andare, vi prego. Scusate. No, aspetti. Devo fare presto. La magia sta per finire. Non posso permettere che Carlo scopra chi sono. Aspetti. Vorrei poterlo fare, ma purtroppo non posso. Addio, Carlo. È stato bello rivederti.
Si fermi, signorina! Sbrigati, Cenerentola! Dobbiamo presto. Andare! Quella scarpetta in mano da questa mattina. Sto contando i sospiri che fa. Siamo a 1, 2, 3, 4, 5. Ma diciamo che non ha mai smesso di sospirare. Tutto questo dimostra che il principe è davvero interessato. Che cosa ci troverà di tanto interessante in una scarpetta di cristallo? Se le avesse tutte e due potrei capire, ma così proprio non... Ma insomma, dove sono finiti i tuoi sentimenti, Alessio? Sei talmente cinico da far venire i brividi. Me ne vado, non voglio più ascoltarti. Ma stavo scherzando, mi spiace, non doveva prendermi sul serio, mi creda. Sono giorni e giorni che sguinzaglio messaggeri di qua e di là, ma a tutt'oggi non ho ottenuto alcun risultato. Magari si tratta di una persona che non è di questo regno. Cosa vuoi insinuare? E se fossi una fatina? Anzi, potrebbe essere un bel fantasma. Oh, smettila, invece di farmi perdere tempo, vada al principe e fatti dare la scarpa di cristallo. La scarpetta di cristallo? Ma sì, certo, non ci resta che farla provare a tutte quelle che hanno partecipato al ballo. Buona idea. Peccato, speravo di trovarla in una di quelle case. Anch'io, ma non dobbiamo darci per vinti. La prossima è l'ultima che ci rimane. Sta tranquillo, se andrà male anche qui, andremo nel paese vicino. Se soltanto questa scarpina potesse parlare e dirci a chi appartiene, sarebbe tutto molto più facile. Cosa? Allora fate presto, correte a cambiarvi. Sbrigatevi, non c'è tempo da perdere. Mi devo cambiare. Dimenticavo prima di tutto. Sì, certo, signora, ho capito. Ma devo fare il bucato. Non ha importanza, fa quello che ti dico. Vai in camera tua e resta là. Va bene. E ricordati di non farti vedere finché non vengo io a chiamarti, chiaro? Ho sentito dire che colei che riuscirà a calzare questa scarpetta sposerà il principe, è vero? Certo, signora. È davvero strano. Concentrati e cerca di far entrare il piede in quella scarpa. Sì, ma io... Se non entra non è il caso di insistere, no? Oh, basta, signorina, è chiaro che la scarpetta non è la sua, me la restituisca. Basta, vuole chiudere quella bocca, un attimo. Insisti ancora. È entrata. Mi fa male. Mi fa male. Non avrebbe potuto ballare con le scarpe strette, vero? Sono pronta. Aprite bene gli occhi. Riesci a calzarla, vero? Ci sono quasi, ci sono... Mi sembra impossibile, se non va bene a me, figuriamoci a te. Sta zitta, Caterina. Continua, cara, prova ancora, ancora. Non ce la sto mettendo tutta, mamma. Avanti, ancora, un piccolo sforzo. No, basta, signorina. Sono molto spiacente, ma è chiaro che questa scarpetta non è vostra. Oh. Scusi, signore, potrei provarla anch'io? Ma cosa dici, mamma? Oh, ma no, certo, era soltanto uno scherzo. Suo marito non aveva avuto un'altra figlia nata dal primo matrimonio. Ma si sbaglia, non c'è nessun'altra ragazza qui. Eppure sono certo che c'è. In questa casa erano stati consegnati 4 inviti per il ballo. Beh, in realtà ci sarebbe una ragazza che si occupa delle faccende domestiche, ma non è... Vorrei che anche lei provasse la scarpetta. Evviva! Bene! Dispiace deluderla, ma questa ragazza non ha partecipato al ballo che si è tenuto al castello di Smeraldo.
Senza contare che non è il genere di signorina che farebbe innamorare un principe. Non è né affascinante né attraente. Le disposizioni di Sua Maestà sono precise. Tutte le ragazze che abitano presso le case nobili del regno devono provare la scarpetta, chiaro? Va bene, come vuole, visto che insiste tanto. Mi dica, signorina, è vero che non ha partecipato al ballo che si è tenuto la settimana scorsa? È vero. Lo capisco. Se la pensa così, non posso andare contro la sua volontà. E sebbene si tratti di una disposizione del re, farò un'eccezione. È stato solo un bel sogno. Mi scusi se mi sono opposta al volere del re. Oh, è finita, se ne sono andati. Se ci fosse stata qui la fatta madrina, sarebbe andata diversamente. Hai ragione, ma anche noi possiamo fare qualcosa per Cenerentola. Che cosa vuoi fare con la mia scarpetta? Non preoccuparti, fidati di me. No, no. Torna qui, Paco, aspetta. Ferma i cavalli. Cosa ti salta in mente, Alessio? Guardi, queste scarpe... Già, sono identiche. Incredibile. Su, la prego. Mamma, perché questi signori sono tornati indietro? Non ne so proprio niente. Non riesco a capire. C'è qualcosa di strano. Guarda, cosa? Mamma, adesso le scarpe sono diventate due. Signorina, la prego, provi queste scarpette. Venga, signorina, dobbiamo andare al castello. Il principe Carlo la sta aspettando. Ha detto il principe Carlo? Mi dia la mano, principessa Cenerentola. È assurdo, deve essere un sogno. È impossibile! Se noi lo vogliamo, i nostri sogni possono essere trasformati in realtà. Basta avere fiducia in noi stessi. Grazie, fata madrina. Se oggi hai imparato a credere in me, è soprattutto merito del tuo aiuto e dei tuoi preziosi insegnamenti. Con questa corona io ti consacro, re. Con questo copricapo ho appartenuto da sempre al castello di Smeraldo. Ti consacro regina e re. Carlo, Cenerentola, vi auguriamo tanta felicità e lunga vita. Ma non dimenticate mai i vostri doveri di regnanti. Rendete omaggio agli invitati. Sì, sì, madre. A farmi visita tutte le volte che vorrete. Sarete sempre i benvenuti. Viva Cenerentola! Ma adesso anche Carlo può parlare con noi. Arrivederci! Arrivederci! Oh, com'è bella! Anche io un giorno diventerò una principessa. È impossibile, lei ci è riuscita perché è buona. E poi è una ragazza molto speciale. Tutto è possibile, bambina. Osservatela con attenzione. È generosa e sincera. Aveva un sogno e l'ha realizzato pur restando sempre se stessa. Davvero? Allora significa che anch'io diventerò bella come lei. E io coraggiosa come il principe Carlo. Anch'io. Abbiate fiducia. Grazie, fata madrina. È solo marito suo, se sono così felice. Ciao! Non è solo merito mio, piccolo. È soprattutto grazie alla purezza del tuo cuore e alla bontà del tuo animo. Sii felice, Cenerentola.
e non smettere mai di sorridere.